Riunione presso la casa del volontariato di Bedogna organizzata dal comune per discutere con la popolazione di quanto fatto nei primi 3 anni di amministrazione dei progetti futuri. Questa sera presso la chiesa di Sant'Antonino di Borgotaro alle 21 sarà presentato il nuovo presepe allestito per l'occasione da un gruppo di volontari. Non mancheranno momenti musicali natalizi. Nella giornata dedicata al ricordo di quelli che sono andati avanti, il gruppo Alpini di Borgotaro ha organizzato un momento di festa presso la baita con il consueto ed apprezzato rancio. L'ex tronista di Uomini e Donne, Alessio Lopasso, presenta il suo primo calendario per il 2013, foto patinate e sexy che hanno però una finalità benefica. Biblioteca Manara di Borgotaro ha riproposto per le feste natalizie il mercatino del libro letto e ha inaugurato lo spazio dedicato alle ecoletture. Con i rifiuti riciclati si può anche fare musica, questo è quanto è stato dimostrato nel secondo incontro di E-Concerti, grazie alla presenza a Bedogna del gruppo Riciclato Circo Musicale. Un buon giovedì sera a tutti, ben ritrovati al telegiornale di Radio Tele Appennino Parma. A 3 anni dall'insediamento l'amministrazione comunale di Bedogna ha voluto fare un po' il punto della situazione con i cittadini, per questo ha organizzato un incontro che si è tenuto presso la casa del volontariato proprio con la popolazione per vedere quanto fatto e soprattutto per discutere dei progetti futuri, di quanto ancora si dovrà realizzare il servizio. Dopo i primi 3 anni di amministrazione, sindaco, assessore e consiglieri del comune di Bedogna si sono dati appuntamento con la popolazione presso la casa del volontariato per discutere insieme di quanto fatto sino ad oggi, delle problematiche del paese e delle progettualità che prossimamente verranno realizzate. Credo che al di là del tempo, della serata certamente non favorevole, la partecipazione è stata tutto sommato buona. Crediamo di aver fatto passare determinati concetti alla gente, ai cittadini, e che i cittadini a loro volta ci aiutino a farli passare poi nel paese in generale. Andremo avanti in queste manifestazioni, in queste serate, sempre per cercare un confronto costruttivo e anche di critiche dei cittadini nei nostri confronti, ma nell'ottica quello di cercare di migliorare sempre di più il paese. La comunità parrocchiale di Sant'Antonino di Borgotaro presenta questa sera, tra poco alle ore 21, il nuovo presepe che è stato per l'occasione preparato da alcuni volontari. I ragazzi dell'oratorio Don Bosco introdurranno la serata con una breve animazione teatrale a cui seguirà poi l'esecuzione di alcuni brani della tradizione classica per organo e flauto. Simone Campanini suonerà l'antico organo Serassi con la partecipazione della flautista Anna Mancini. Chiuderà la serata il coro parrocchiale della chiesa. Sempre a Borgotaro, per parlare però del gruppo Alpini del capoluogo della Valtaro, che come tutti gli anni succede ha dedicato una intera giornata al ricordo di quelli che sono andati avanti. Durante la giornata dedicata al ricordo di quelli che sono andati avanti, organizzata dal gruppo Alpini di Borgotaro, non sono mancati i momenti di riflessione, di bilanci di un anno di volontariato e di solidarietà. Una giornata insieme, nella baita, che è la casa degli alpini e dei tanti amici degli alpini. È stato un bel momento di festa, di aggregazione, con la calda convivialità che da sempre caratterizza questi incontri, con la premiazione dei volontari della Protezione Civile, di quelli che si sono dati da fare per l'emergenza terremoto. E poi, per finire, il rancio, preparato in autonomia, secondo le tradizioni della migliore cucina, ancora una volta all'insegna del volontariato. Una presenza, quella degli alpini, dell'ANA, che è rappresentativa della più grande e numerosa associazione italiana, apolitica, apartitica, sempre solidale e generosa.
Si conclude domani in biblioteca a Manara, a Borgo Taro, la rassegna Fiabe sotto l'albero, a cui hanno partecipato i bambini delle scuole materne, asili ed elementari del territorio. Sono più di 10 gli spettacoli che si sono svolti nel salone della biblioteca, curati dalla Compagnia della Pieve di Bedogna. Tante storie, tanti personaggi che hanno incontrato nei giorni scorsi il giovane pubblico. Vi dicevo che domani è l'ultima giornata, con al mattino due spettacoli per le scuole dell'infanzia e al pomeriggio un incontro aperto a tutti con la lettura animata della fiaba Martina Lumachina, I puntini scomparsi, con l'autrice fidentina Rossana Ramelli. E adesso voltiamo pagina di un calendario, perché no? Perché parliamo proprio del primo calendario di Alessio Lopasso, l'ex tronista di Uomini e Donne, in versione ovviamente sexy ma con una finalità benefica. E con Alessio non abbiamo potuto non parlare del gossip che lo vede coinvolto in questi giorni. C'è del tenero con Emma Marrone, sì o no? Dal trono di Uomini e Donne è passato ad un'estate all'insegna del gossip, vero o presunto, per poi approdare alla fine del 2012 al suo primo calendario. Lui è Alessio Lopasso, 29 anni appena compiuti, uno dei tronisti più amati del programma di Maria De Filippi, che in versione sexy naturalmente ammiccherà dalle pagine patinate per ben 12 mesi, mettendo in mostra il suo fisico statuario. Anche se in questo caso la bellezza non sarà fine a se stessa. Gli scatti hot realizzati in un cantiere alla periferia di Milano, che raccontano di un muratore un po' selvaggio, hanno infatti una finalità benefica. Una parte del ricavato donerò in beneficenza, spero che, cioè, di venderne magari, non so, il più possibile. Senti, leggevo che però non è in vendita, come sì, può essere, esatto. Però si occupa tutto quanto l'agenzia che ho io di Milano, mandano, cioè, bisogna mandare un'email a loro e loro mandano la copia a casa con 10 euro. Insomma, prezzo abbordabilissimo. Infatti abbiamo tenuto il prezzo più basso, appunto, magari per vendere un po' di più, per aiutare queste persone qua dell'asilo. Senti, mi sei diventato un muratore, mi hanno detto, un po' particolare. Muratore sexy sono diventato. Però dai, le foto non sono male. No? Sì, dai. Ma non ti sei sentito un po' in imbarazzo? Un pochino sì, all'inizio un pochino, cioè, una cosa nuova per me, un po' imbarazzato, poi qualche foto senza veli, quindi un po' imbarazzato ero, dai. Anche perché comunque dietro ci sono tante persone, mi raccontano, no? Non sei tu il fotografo e basta. Io fotografo, poi c'è il cameraman, c'è la ragazza del trucco, c'è 3-4 persone, ragazze anche, quindi non è facile. E allora eri contento, via. Tanto, però in queste situazioni lì no, preferisco in altre situazioni. Senti, quest'estate all'inizio ci siamo visti, mi dicevi non so cosa fare, eccetera, eccetera, però visto che hai fatto delle sfilate, che fai il modello. E adesso ho trovato anche questa agenzia su, che mi fa fare foto, proviamo a fare un po' di tutto, dai, quello che capita. E poi te lo devo chiedere perché è la notizia del momento, insomma, tu parti da dove abiti, alla Spezia, giusto? Te ne vai a Roma a piedi, Sam Marrone ti incontra, ma cos'è sta storia? No, io ho chiesto, mi è stata fatta sta domanda qua dalla Tiziana, di visto, io solo ho risposto che, cioè, mi farebbe piacere, Sam, cioè per me Emma... È il top. È un po' il top, non è, cioè il top perché è un po' completo come ragazza, dai, a tutto, secondo me. Quindi parti immediatamente per andare a trovare Emma? Non gira a Roma, dai. Ma non la incontri o no? Non so, ma io, guarda che io non so niente, è una cosa che è nata così. Però. Ma lei lo sa? Beh, lo saprà perché è dappertutto. Per me è uscito ovunque. Allora vai a Roma e le porti una tua copia del calendario. Andrò, dai, ci andrò, spero. Lo so, di trovarla a Roma, se vado a Roma. Col calendario però. Sì, ci posso andare anche senza, dai. No, beh. Tu porta e mandale il calendario e dici questo sono io e poi arrivi tu. Dal vivo sono meglio, mi dicono, quindi è meglio se vado dal vivo. Quindi niente calendario, ti presenti tu. Una delle sorprese di Uomini e Donne, via. Sì, dai. Okay. Appuntamento al buio. Esatto. Come ho fatto io quando ero in studio. Appuntamento al buio.